19 marca 2013 roku. Kapucyni powrócili do Gruzji. Tutaj jesteśmy razem z bratem Filipem w miejscu, gdzie jest teren naszej przyszłej parafii. Katolicy często pytali się, prawosławni mają swoje klasztory, mają mnichów, a my katolicy nie mamy. Biskup mówił, mamy, tylko że nie mamy w Gruzji. I ludzie modlili się, żeby kapucyni wrócili. Kiedy w 1845 roku nasi bracia musieli opuścić Gruzję, katolicy przyszli na Paschę do kościoła, ale Paschy nie było, bo kapucynów już nie było. Drzwi były zabite deskami. Teraz przed Paschą wracamy. Il primo giorno della nostra arrivo siamo venuti qui ad Acalcique, dove poi verremo ad abitare a fare attività. Una preghiera per tutti noi, perché possa essere una presenza fruttuosa e significativa. Ecco, cominciamo a preparare da mangiare per i primi momenti della nostra fraternità qui a Tiglisi. Gemrielat mirtfit, to znaczy smacznego, vuol dire buon appetito. Nasza pierwsza baza na Starym Mieście, naprawdę Starym Mieście w Tbilisi. Tutaj mieszkamy, uczymy się gruzińskiego, przychodzi do nas pani nauczycielka i mamy 5 minut do katedry. Serdecznie witamy w Gruzji naszych nowych braci Tomasza i Filipa. Cieszymy się, że będą pomagać nam tutaj głosić Chrystusa na ziemi gruzińskiej. No, życzymy, żebyście się nie zrażali trudnościami, które sprawia język gruziński. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Niech Pan Bóg was tutaj prowadzi swoimi drogami i my doświadczyliśmy Jego miłości. Ufamy, że wy także będziecie jej doświadczać i będziecie widzieli także owoce waszej posługi. Sono molto contenta che siete arrivati perché così la vita religiosa sarà rafforzata. E qui i cristiani cattolici sono pochi, però hanno bisogno di testimonianze, di vita religiosa veramente vissuta, e soprattutto i giovani che non conoscono la vita attiva, contemplativa. Penso che voi cappuccini sarete veramente una forza
un motivo di risveglio, e sono contenta anche perché avete scelto la città di Akalsik, che è la culla dei cattolici. Leggendo un po' la storia si capisce che lì è veramente la radice del cattolicesimo. Signore, benedici noi, il cibo che ci doni a Kurt che ci veni supra, ci veni copnagerta, amtres, romeliaris, ci veni drea. Christes miru prisa, ci veni. Amen. Che bello quando il provinciale mi ha scritto e mi ha detto: beh, gli farò il regalo per San Giuseppe e arriveranno due fratelli cappuccini. Io vorrei ringraziare tutta l'ordine per questo arrivo. L'arrivo in una festa particolare, celebrata con una grande comunità subito, un arrivo che poi ricorda un inizio di un pontificato, quindi qualcosa di grande nella Chiesa, e un periodo che era proprio in avvicinamento della festa di Pasqua. Beh, devo dire grazie a tutti i confratelli, non solamente ai due che sono arrivati, perché hanno fatto in modo che ci fossero due fratelli cappuccini nella nostra chiesa, ma un invito anche perché ci sia qualcun altro che si aggiunge. Non credo che sia sufficiente due per far partire una comunità, così hanno sempre insegnato a me nella vita religiosa, nella vita consacrata. Quindi il grazie diventa anche un augurio che qualcuno senta un invito che passa attraverso fratelli, confratelli e attraverso la preghiera a dire ancora un sì nel suo sì, dentro il suo sì che ha già detto. Bene, l'accoglienza questa è molto bella, c'è un bel clima di serenità anche col vescovo, con i sacerdoti, con la gente. L'unico problema è un po' sta lingua, che riusciamo a stampare, a scrivere, ma non si stampa in testa. Speriamo pian piano, nel tempo, che riusciamo a imparare per comunicare con la gente. Pregate per noi, per la nostra sapienza, che il Signore ci aiuti e ci sostenga in questo sforzo, e prendo come testimonianza. Grazie e un abbraccio a tutti. Thank you.